Nella collezione Guilloché il focus di progetto si sposta dai volumi e dalla loro reciproca proporzione alla superficie, che viene lavorata secondo la tecnica Guilloché. La maniglia diventa preziosa per il valore intrinseco della lavorazione, mutuata dal mondo dell'orologeria d'alta gamma ed eseguita con il contributo del milanese Riccardo Renzetti, maestro guilloché di terza generazione. L'incontro con i vari, soprattutto con Antonio, è avvenuto parecchio tempo fa, circa 2 anni e mezzo fa, circa, quando venne da me e io mi ritrovai per me a fare una cosa abbastanza semplice, ovvero sia, lui mi portò queste barre o questi tondi in ottone da incidere, perché probabilmente dentro di lui c'era la necessità di forse un ritorno anche culturale, ovvero sia italiano, culturale, in modo da mettere in evidenza maggiormente la bellezza non solo del design, ma la bellezza anche che veniva apportata con questa tipologia di incisione. Così nasce l'idea di utilizzare per le maniglie una lavorazione tipica dell'alta gioielleria. Un decoro colto, le cui geometrie ripetute regolarmente vibrano di luce a seconda del punto di vista da cui le si osserva. Una texture per una nuova collezione, ma anche una possibilità di personalizzare con questa lavorazione anche altre maniglie del catalogo Livari. Da questo progetto è nato Eccentric, un quaderno di ricerca sul tema delle tecniche decorative, con una riflessione sulla luce come mezzo di espressione materica. Abbiamo valutato che poteva essere interessante questo tipo di decoro, perché è bellissimo obiettivamente, e ci poteva consentire di portarci su un'altra dimensione. Tipicamente noi lavoriamo sul volume per creare la maniglia, sul volume, sul rapporto di proporzione tra volumi. Lavoriamo sulla finitura superficiale per dare un colore, per dare una prestazione, e non ci eravamo mai avventurati invece nel campo della decorazione vera e propria e della valorizzazione tramite la decorazione del manufatto. E di conseguenza abbiamo riflettuto su come muoverci. Innanzitutto, come diceva Riccardo, abbiamo lavorato per capire cos'era questa, con lui, per capire cos'era effettivamente questa decorazione, che cosa poteva darci sul prodotto. Thank you.